Si fa un gran parlare in questi giorni della cosiddetta musica 8D. In realtà è un ritorno, in quanto sono circa 2 anni che questo tipo di riproduzione musicale, più che di musica, è diffuso in rete e vi è persino un canale su YouTube con ben 2 milioni di iscritti. Bene, in cosa consiste, questa musica 8D? Consiste essenzialmente in una, riproduzione musicale ottenuta attraverso un mixaggio specifico che, intervenendo sulla fase, provoca in pratica lo spostamento della musica da un lato all'altro, da un canale all'altro. Per riprodurla, ovviamente, è necessario utilizzare le cuffie, in quanto con un sistema stereo normale questo effetto è meno evidente. L'idea che vi è dietro a questo tipo di riproduzione, a questo cambiamento della fase, è fondamentalmente lo stesso che vi era nella quadrifonia, cioè l'idea di immergere l'ascoltatore completamente dentro il suono. Beh, io voglio dire, non ne avevo mai sentito parlare, ma in questi giorni di forzata sistemazione in casa, ne ho letto e ho provato un po' ad informarmi. Ho fatto una prova, mi sono dotato delle mie splendide Schneiser e con esse ho provato ad ascoltare attraverso il mio computer questo tipo di musica. Tengo a precisare che nella maggioranza dei casi si tratta di musica tipo, diciamo, per capirci, tipo discoteca o rap. Non so fino a che punto realizzata appositamente, ma certamente vi sono anche poi dei pezzi, come dire, rimixati e rifasati con questo tipo di, diciamo, di tecnologia, diciamo, cioè che si possono ascoltare dei pezzi che noi conosciamo in versione musica 8D. Qual è il mio parere di audiofilo? Lo dirò con molta chiarezza, la musica 8D è una cagata pazzesca, senza se e senza ma. Nel senso che, da un lato, questo effetto di continuo passaggio diciamo, del suono da destra a sinistra, ancorché evidente, per me non ha niente di particolarmente piacevole, né io lo vivo con una particolare immersione dentro il messaggio musicale o il tipo di musica che vado ad ascoltare. Ma soprattutto, quello che mi domando e che non mi è chiaro è, e non ne ho trovato, se questo tipo di mixaggio è stato dagli autori appositamente voluto in fase di invenzione della musica. Anyway, se per caso questo è accaduto per le musiche, diciamo, che ho ascoltato, l'effetto non mi piaceva. Ma ancora peggio, ho ascoltato delle versioni musica 8D di brani famosi, da Alleluia di Leonard Cohen fino ad arrivare alle 4 stagioni di Vivaldi. Ragazzi, è veramente una schifezza. Cioè, nel senso che l'idea di sentire i violini delle 4 stagioni che mi passano da destra a sinistra, da sinistra a destra in continuazione, vorrei sapere che razza di coinvolgimento emozionale mi dovrebbero dare. Concludendo, potrà forse andare bene per i nostri ragazzi per un ascolto in cuffia della loro musica hip hop preferita o dei loro rap, ma per un audiofilo, per un amante veramente della musica, veramente è una roba da lasciare perdere. Ripeto, la musica 8D è veramente una cagata pazzesca.